Da un po' di settimane si parla solo di questo. Il governo di Tenerife ha richiamato a sé la competenza, parola curiosa in bocca a certa gente, per redigere una nuova legge che regolamenti gli affitti turistici. E siccome ho visto che su internet in molti ti hanno parlato di quel poco che si sa, ma nessuno ti ha spiegato come ci siamo arrivati, ho deciso di pensarci io. Prima di cominciare, due avvertenze. La prima è che le informazioni che ti darò oggi sono davvero molte e collegate tra loro, e quindi non guardare il video fino in fondo, sarebbe come lasciare un libro a metà e rimanere all'oscuro di chi fosse il colpevole. La seconda cosa è che non vendo case, siamo personal shopper e quindi il nostro lavoro è tutt'altro, non prendo finanziamenti dallo Stato, non faccio pubblicità sui giornali e non corro per qualche carica pubblica o politica, e quindi posso dirti davvero le cose come stanno, perché non ho nessun conflitto di interessi e nessuno può ricattarmi o pregiudicarmi. Se queste due cose non ti mettono a disagio, allora puoi proseguire con la visione del video. E oggi vorrei cominciare con una citazione di Einstein che dice: due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana. Riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. Lo cito perché in questi ultimi mesi sembra che qui tutti stiano facendo gara per riflettersi in queste parole e capirai meglio il perché proseguendo. Ma andiamo per ordine, cominciamo col tornare indietro al 24 di maggio dell'anno scorso, quando il nostro sinistro e sinistroide presidente di Spagna decide di promulgare una delle leggi più stupide che si potessero concepire, che nelle sue narcisistiche intenzioni doveva consacrarlo come colui che aveva risolto il problema del diritto universale alla casa. Insomma, un altro statista del calibro di Luigi Di Maio. Te ne parlai dettagliatamente in questo video, ma nel caso te lo fossi perso per succinti capi, la legge si fondava su due principi. Il primo era di proibire ai proprietari di indicizzare anno su anno l'importo dell'affitto, limitando al 2% il possibile aumento, a prescindere che l'inflazione in quel momento fosse intorno al 5% e che ad oggi non si prevede che scenda sotto il 3,5%. Questo ovviamente faceva sì che al proprietario aumentassero tutte le spese sulla casa per via dell'inflazione, ma che lui non potesse recuperarle con l'affitto che incassava. Non pago di questo, però, il nostro detentore del titolo di peggior presidente di Spagna ha creato anche un indice che si arroga la pretesa di definire per legge a quanto tu puoi affittare un appartamento, legando questo importo al 30% della rendita media della popolazione di una determinata zona. Tradotto in cifre, se io avessi un appartamento in una zona dove sono tutti 1000 euristi, dovrei affittare l'appartamento a 300 euro al mese. Queste leggi sono l'evidenza di come gente che non ha mai lavorato in vita sua e vive nel lusso a spese di noi cittadini non abbia la minima idea di come funzionano i mercati e la vita reale. Parlo di quelle in cui, a parte loro, tutti noi siamo immersi. Difatti il settore immobiliare ha una capacità di adattamento e di difesa di molto superiore ad altri mercati e ancora prima che uscisse la legge tantissimi proprietari colpiti nei loro diritti e senza più prospettive di poter ottenere una rendita dai loro investimenti hanno ritirato gli immobili dal mercato mettendoli in vendita o convertendoli in appartamenti turistici. Faccio presente che entrambe le scelte si sono rivelate molto più redditizie di un affitto residenziale, visto l'aumento dei prezzi delle case in questi ultimi 3 anni e l'enorme flusso di turisti su quest'isola. Così, chi non trovava una casa da affittare ha visto ridursi ancora di più le sue possibilità, arrivando a che queste fossero pari a zero, visto che, con tanta domanda e così poca offerta, i proprietari potevano permettersi di scegliere tra decine di interessati, affittando solo a coloro che avevano i redditi più alti e potevano dare senza problemi garanzie come la firma di un garante, la stipula di un'assicurazione contro la morosità e un fondo di garanzia consistente. Suppongo che tu a questo punto penserai che le popolazioni canarie, che in gran parte avevano votato questo governo attuale, si siano riversate per le strade chiedendo le dimissioni di tutti questi politici incompetenti. E invece, torniamo di nuovo alle parole di Einstein, e le piazze si sono riempite sì, ma di persone che sono state abilmente indirizzate contro un capro espiatorio. Gli appartamenti turistici, che senza cognizione di causa venivano indicati come la causa della carenza di case in affitto sull'isola, e in aggiunta a tutto questo, la Golden Visa. E cominciamo da quest'ultima cosa perché, se è vero che la stupidità non c'è un limite, sembra che comunque qui alle Canarie non si voglia lesinare neanche con il ridicolo. La Golden Visa nasce nel 2013 per volontà del Partito Popolare e concedeva la residenza a tutti quelli che avessero investito perlomeno 500.000 euro. Dal 2013 ad oggi questa iniziativa ha attirato quasi 15.000 investitori che per il 94% hanno investito in case di lusso dai 500.000 euro fino ad arrivare a ville che costavano molti milioni. Si parla di una media di circa 500.000 di euro di investimenti tutti gli anni che ovviamente, come puoi leggere in questo titolo, adesso non incasseremo più perché sono soldi che migreranno per altri lidi, tra cui in Italia.
L'eliminazione di questo privilegio ingiusto, perché ricordiamoci che per la gente di quella parte politica la ricchezza di alcuni è un'ingiustizia sociale, secondo quel gran genio del nostro presidente, avrebbe fatto sì che quegli immobili di lusso tornassero nuovamente disponibili per le persone comuni. E io vedo già la fila chilometrica di tutti quegli spagnoli che guadagnano 1.000 euro al mese, che gridano trepidanti perché finalmente potranno comprare una di quelle ville milionarie. Ma che scherziamo? Questo è un chiaro esempio di come la demagogia di certi partiti non si interessi minimamente al benessere delle persone, ma solo ad ingrassare l'invidia sociale, che mi auguro che sia anche nutriente, perché è l'unica cosa che questo governo sta spargendo a piene mani tra le fasce basse della popolazione. Sia chiaro che lo dico a ragion veduta, perché, e non mi è possibile non ritornare al pensiero di Einstein, in questi 5 anni di governo comunista, la sola cosa che è stata fatta, e che è la sola che sanno fare, è stato aumentare le tasse 30 volte di più che nel resto d'Europa, impoverendo le famiglie di 3.800 euro all'anno, cosa che evidentemente alle famiglie gli piace, visto che continuano a votare da quella parte. Ma siccome tutto questo non bastava, si è cercato un bersaglio più facile, facilmente identificabile e alla portata dell'invidia di tutti, gli appartamenti turistici e i rispettivi proprietari. Come al solito, la scusante è che le case comprate come investimento e affittate ai turisti, se venissero affittate come residenza, avrebbero invece risolto il problema della casa per tutti. A parte che, come già detto, molte di quelle case fino a poco tempo fa venivano effettivamente affittate in modalità residenziale e che se adesso non lo si fa più, la colpa non è dei proprietari, ma, come abbiamo visto, delle leggi imbecilli del governo. Pensa che qui a Tenerife, se tu affitti una casa per lungo periodo, fiscalmente parlando, hai dei vantaggi incredibili, tra cui non pagare neanche una lira di tasse sul 50% di quello che incassi e su quello che rimane versare allo Stato solo l'8%. Con queste condizioni tu pensi che non saremmo tutti dietro alla ricerca di inquilini a cui affittare casa? Invece non lo possiamo fare perché lo Stato ci penalizza con le rendite non indicizzate e i prezzi decisi dal loro politburo. E per di più, se ti occupano la casa, tu devi continuare a pagare le spese e le utenze perché sennò ti incriminano. Ma intanto questo Stato difenderà a spada tratta i diritti del povero occupante per i prossimi 3-4 anni. Chiarito questo, ritorniamo all'ipotesi che le case turistiche sono quelle che impediscono alle persone di avere abbastanza offerta di affitti residenziali. E cominciamo col dire che se è vero che il diritto alla casa è sancito dalla Costituzione, è altrettanto vero che di questa problematica dovrebbe occuparsi lo Stato. E invece, tanto per fare un esempio, qui alle Canarie sono 10 anni che non si costruisce una casa sociale, che sono quelle che in Italia si chiamano case popolari. E quelle che ci sono costituiscono solo il 2% degli immobili esistenti, contro una media europea dell'8,5% e alcuni stati della UE che arrivano addirittura al 30%. Quindi, lo Stato se ne frega dei poveri e per rimediare scarica tutta sulle spalle di gente che magari ha lavorato 20-30 anni per fare un piccolo investimento che gli desse un extra di stipendio o per passare qualcosa in eredità ai figli. Ma a questo punto la gente sì che sarà scesa in piazza, penserai tu. Invece, aspetta, perché meglio deve ancora venire. Visto che il problema sono le case turistiche, dovremmo domandarci quante sono effettivamente. E soprattutto perché invece di venire a sfracellare i gioielli di famiglia chi è in regola e paga un 21% di tasse su quello che gli rendono, 21%, non si comincia a fare qualcosa di veramente serio per trovare e multare quelle che operano nell'illegalità e incassano in nero. In tutto gli appartamenti turistici sono 47.000, il motivo per cui non si portano alla luce quelli legali è perché ci sono solo 35 ispettori addetti ai controlli. Mentre intanto negli uffici statali campeggiano 130.000 dipendenti pubblici, sulla cui utilità stendo un velo pietoso, tra i quali meglio sarebbe invece prenderne qualche centinaio e mandarli a pedalare per le strade rintracciando e sanzionando gli appartamenti legali. Però tu penserai, effettivamente 47.000 appartamenti turistici sono tanti. E così effettivamente la pensa tutta la gente che va su internet perché è iscritta a OnlyFans, ma che a informarsi non ci pensa neanche lontanamente. Infatti, ben lungi dall'essere il problema gli appartamenti turistici, costituiscono solo il 4,5% del numero di immobili presenti sull'isola, mentre quelli vuoti, né in vendita né pure in affitto, sono quasi 19,5%, 5 volte di più. Numeri alla mano, parliamo di 211.000 appartamenti inutilizzati, che corrispondono a 5 volte la domanda delle persone che vorrebbero affittare. Attenzione, perché io di rosso non ho neanche le mutande di Natale e non sto dicendo che dovrebbero obbligare i proprietari ad affittare, men che meno sottostando alle leggi staliniane promulgate ultimamente. Tuttavia, da proprietario e investitore, considerato che un immobile qui alle Canarie per via della domanda enorme e della poca offerta si rivaluta di circa 5.000-8.000 euro l'anno, se mi dicessero che per avere il privilegio di fare quello che voglio con il mio immobile dovessi pagare, che so, 300 euro l'anno extra,
li pagherei super volentieri. Cosa porterebbe questo? Moltiplica 211.000 case vuote per 300 euro e dimmi se con i 63 milioni di euro che verrebbero fuori non si potrebbero comprare 4.000 case prefabbricate ogni anno, sistemarle nelle centinaia di chilometri quadrati di deserto che costituiscono il nostro territorio e in 10 anni avrei dato una casa a tutti e con prezzi di affitto di 300-400 euro al mese. E finalmente arriviamo alle proteste popolari che, ritornando ad Einstein, non sono nate per protestare contro queste incongruenze e le tantissime altre vere problematiche di Tenerife, ma per richiedere regole più penalizzanti agli alloggi turistici e abbassare il numero di turisti che possono venire alle Canarie. Cioè, a parte che la manifestazione più grande contava 30.000 persone, che non sono neanche il 3% degli abitanti di Tenerife, ma per di più questo si chiama protestare contro quello che ti dà da mangiare. Tenerife di questo vive, di turismo, e le Canarie quest'anno hanno ricevuto 16 milioni di visitatori, di cui il 36% alloggiati in appartamenti. Gente che non ha l'all-inclusive degli alberghi, ma che va fuori a mangiare, gira, compra, spende, grazie a loro i proprietari di quelle case in affitto. Si sostiene una buona parte dell'economia locale. Per dirti il grado di ignoranza a cui arriva una certa classe politica, un assessore del governo canario con più titoli che competenza ha dichiarato che il turismo dovrebbe ridursi da 16 milioni attuali a un massimo di 12 milioni. Peccato che questa cifra è pari a quella degli arrivi che ci furono nel 2012, quando il numero di disoccupati nelle Canarie era di più di 340.000 persone, circa 170.000 disoccupati in più di quelli che abbiamo attualmente. Ora ditemi, grandi geni, che vi spellate le mani davanti a queste dichiarazioni. Chi darà da mangiare a tutta questa gente disoccupata se cala il numero di turisti? Ti consiglierei di cuore di prenderti 3 minuti e di leggere questo articolo di Davide Morales Deniz, apparso sul portale di Canaria 7, intitolata Lettera corale ai cittadini canari, in cui, se è vero che non cita Einstein, è altrettanto vero che sottolinea molto bene come quel concetto ben rifletta l'attuale attivismo. E lui è spagnolo, giusto per intendersi. Tutto questo unito alla genialata di manifestare con dei bei cartelli che incitavano i turisti a starsene a casa loro e facendo apparire scritte similari in ogni luogo dell'isola, sta portando molti visitatori a decidere di non tornare mai più qui. E la stampa estera addirittura a lanciare campagne di boicottaggio nei confronti delle Canarie. Ma per fortuna che chi ci governa ha le idee chiare e non si lascia influenzare da tante sciocchezze. E infatti, non sia mai che si raggranelli qualche voto, stanno proponendo una legge contro gli affitti turistici, che non ha né capo né coda. Diciamo subito che è una proposta di legge pensata più per far bella figura che per risolvere qualcosa. E infatti, ammesso che passi, e non sapendo ancora cosa ci sarà e cosa no di tutte le idee campate per aria che si sono sentite, i punti fondamentali sono che 1. Entrerà in vigore nel 2025. 2. Per 5 anni tutto rimarrà uguale, in attesa che i comuni creino dei registri aggiornati, ammesso che riescano a crearli. 3. Potrà essere prorogata per altri 5 anni in tutti i casi in cui venisse richiesta e in cui l'immobile corrispondesse a certe caratteristiche che però non hanno ancora pensato e che è la ragione per cui si prendono 5 anni. E punto 4, e questa è la più bella e mi sto ancora spisciando da ridere, gli appartamenti turistici dovranno avere una presa di ricarica per le batterie delle auto elettriche o non essere a più di 500 metri da una colonnina di ricarica. Cosa questa che in un'isola che ha scoperto da poco il concetto esoterico della messa a terra, in cui la maggior parte degli impianti delle case risalgono a 20 anni fa, con fili senza canalette che corrono appiccicate a tutti i muri, io sono proprio curioso di vedere come la faranno applicare. Ah, scordavo, c'è anche un punto 5 in cui si cade davvero nella demenza, che dice che se l'appartamento non misura almeno 39 metri quadrati, non sarà atto ad alloggiare turisti. E questo significa che se sei un turista che viaggia solo o una coppietta, che vuole solo affittare un appartamentino economico dove appoggiare le valigie e poi andare a godersi l'isola, niente, non potrei farlo. Dovrei prendere uno più grande e più costoso, perché 38 metri quadrati sono troppo pochi per un turista. Ma, attenzione, attenzione, saranno più che sufficienti se vorrei affittarlo come residenza fissa a una famiglia, magari con bambini, che ci debba vivere ogni Cristo di giorno dell'anno. Perfettamente logico, no? Insomma, concludendo, adesso sai che qui a Tenerife ciò che è infinito non è l'universo e che 5 anni sono lunghi e con in mezzo come minimo un paio di lezioni e di letture dei dati economici. E quindi dormi tranquillo, tanto quanto dormono profondamente i cervelli delle persone che ci governano. Se poi fossi interessato a conoscere le soluzioni con cui, casomai, anche questa volta, il settore immobiliare si difenderà e continuerà a guadagnare come prima, ne parlo in maniera dettagliata nel nostro webinar Comprare Casa a Tenerife, a cui peraltro ho aggiunto un regalo veramente goloso e importante, che già sta venendo ampiamente apprezzato dagli ultimi partecipanti. Quindi, se stai pensando di comprare casa a Tenerife o di investire nel settore immobiliare su quest'isola, faccio un pensierino.
E mentre ci pensi, lasciami un like o un commento. Iscriviti al canale se vuoi rimanere aggiornato sulle news di Tenerife. E se vuoi avere maggiori informazioni sull'ultima legge degli affitti del 2023, come ho già detto, te ne parlo in questo video. A presto!